Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, come? Un saluto. Certo, buongiorno. Sappano con gli occhiali, sempre con l'attenzione, con la mascherina, dando una può portare l'altra no, giusto? O sbaglio? Ma certamente sì. Dottore, ieri c'è stata una bella manifestazione a Piazza Duomo con alcuni ristoratori, però non c'era quell'afflusso di persone, ristoratori, tale, questo lo sanno sempre così, pace, però nel momento di fare una grande manifestazione a loro favore, si tirano indietro. Però c'era una persona, il personaggio siracusano, il sindaco Siracusa, che è sceso fra i ristoratori. Un suo commento, dottore. Cicciuzzo, certo mi meraviglia, ma rientra nella sua capacità di presenzialismo nel momento in cui viene ripreso qualche attività in occasione di festività o altro, ma poi non incide. Nella politica siracusana è assente, una città allo sbando, l'abbiamo visto in visualizzazioni, qualcosa come 55.000 visualizzazioni abbiamo fatto nella denuncia del suo non fare. E lasciamo stare il sindaco che è assente, che è un esteta. Ma non si dimette però. Ma non si dimette perché deve garantire politicamente la continuità politica. Ma ne mando tutto lo telefono. La continuità politica, va bene, non è che non lo possa fare, la legge glielo consente, eccetera. Ma stamattina, come tutte le mattine, io passo il tempo a documentarmi e stamattina salta agli occhi un articolo della Repubblica in cui, leggo testuale, in Trentino Alto Adige, chiusure posticipati, bar, ristoranti aperti fino alle 22. Allora, ora. Ma Trentino Alto Adige è statuto speciale? È una, anche loro sono a statuto speciale, ma sicuramente non hanno le prerogative dell'autonomia siciliana, dello statuto siciliano calato nella Costituzione italiana, che avrebbe consentito, qualora lo avesse voluto, al presidente della regione Musumeci. Non hai giustificazione di sorta. Il popolo siciliano ti ha giudicato e condannato. Sei stato ad una sceneggiata che hanno fatto il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno, in cui che cosa devo pensare? Perché sei tornato ammaccato. Lascio giudicare alla gente. A quel punto, dopo che avevi tentato, ma sapevi già l'esito, di una presa di posizione forte dello statuto siciliano calato nella Costituzione italiana, che cosa hai fatto? Ti sei arreso per il quieto vivere, sacrificando il tuo popolo. Tu, presidente della regione siciliana, hai sacrificato il tuo popolo a che cosa? Al DPCM di turno? Una vergogna, il DPCM non è legale. O dicono fior di avvocati che leggono, io ne ho interpellato anche un magistrato, e che magistrato? Dice, ma il DPCM consiglia, qua viene passato come legge. Dovete fare, non funziona così. Ah, non è così tutto. No, il DPCM ha una sua valenza tipo consiglio e invece qua puntualmente viene fatto passare come legge e in effetti non è così. Allora, veniamo al dunque. Sì. Noi, caro presidente Musumeci, al di là della visione diversa che abbiamo nella gestione del popolo, io dal punto di vista sanitario me ne vanto, tu dal punto di vista politico non te ne puoi vantare perché sei immobile, tu non fai niente per la Sicilia. No, ha fatto un fattore noto.
Ah, che cosa ha fatto? C'era... Ah, ha fatto la manifestazione, ma noi ci siamo rotti dicendo, le scale. Quasi 300.000 euro. 300.000 euro per un'apparizione di Bocelli. Bocelli. Ma per carità, ma Bocelli ce lo possiamo sentire nella televisione, nella radio. Lo vogliamo bene, non ci sono dubbi, però... C'è molto più da fare. Certo, c'è un ospedale di noto sacrificato sugli altari della politica, una vergogna infinitesimale. Ci sono gli ospedali di Siracusa. Ora, io non è che voglio difendere i vertici dell'ASP, ma sicuramente subiscono la pressione regionale. In questo caso dell'assessore Razza che rappresenta la sanità in Sicilia. Ma com'è possibile questo discorso? Veniamo ai giorni nostri. Non è possibile che si chiudano alle 6 di pomeriggio i ristoranti. Poverino. Non è possibile che si chiudano palestre, bar, di tutto e di più. La vita cessa alle 6 di pomeriggio. Non è possibile questa cosa. È una vergogna unica. Faccio un esempio tanto per tutti. Ma i ristoratori che investono fior di quattrini, che pagano il personale per servirci, pur rispettando le regole che sono state dettate, mascherine, distanziamento, igiene, non ho mai visto ambienti di ristorazione così puliti come in questi periodi, con una disinfezione costante, con tutti gli accorgimenti che prevedono sti DPCM, eccetera, eccetera. Ma voglio capire, io vado al ristorante con amici che frequento quotidianamente, che stanno bene, perché se non fosse così chiaramente non ci siederemmo allo stesso tavolo, abbiamo contatti quotidiani e quindi l'amico, il fratello, la famiglia non andrebbe contro l'amico, la famiglia, eccetera. Quindi dov'è il dolo? Perché non aprire? Siamo costretti a frenare? Perfetto, facciamoli vivere e torniamo a vivere. Noi vogliamo vivere pur nelle difficoltà del momento, vogliamo tornare a vivere nel rispetto della legge che non ci sacrifichi alla politica, perché c'è molto da dire sul Covid che ci ha investiti prima e che continua a investirci dopo. E ma da luglio ad oggi, quando è riesplosa la seconda ondata di Covid, che cosa avete fatto? Scuole, un disastro. Ospedali, un disastro. Ma ce la vogliamo dare una regolata? È venuto il momento. Nel rispetto delle regole della legge, non provocate la gente, perché la gente deve portare il pane in famiglia. Poi, dottore, chiedo scusa, scusa che lo stoppo, non perde il filo. Ci ha fatto da spugno tutto questo soldi, i banchi di stanze, quelli piccolini. Ai ristoratori ci ha fatto comprare divisori, e vabbè, io forse conto lo stai chiamando, divisori, ci ha fatto fare sanificazione, ci ha fatto spendere tanto soldi, e poi è l'ultimo che sette ci fa, prima prendersi una cosa, poi un'altra cosa, ma che sta picchiando in giro la gente? Ma il sospetto è proprio questo. Voi avete richiesto tutta una serie di accorgimenti a cui si sono prestati nel rispetto delle regole della legge tutti gli addetti ai lavori. Allora, se questi erano finalizzati a eventuali infezioni, ed è sicuramente così, contagi o altro, sono stati attivati tutto quello che si è riconosciuto di attivare. Allora mi volete spiegare sta chiusura alle 18 di pomeriggio? Bravo. Una vergogna. Poi un'altra cosa, dottore, ieri sera, ritornando a casa nostra, dove c'erano pochi manifestanti, vi preghiamo, ad a fare una manifestazione, ma ne dobbiamo fare una al giorno con manifestazione. Io dico una cosa,
c'era poca gente. Quindi la prossima volta che ne organizzate qua, cercate di essere ma che. E poi quando ha parlato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dottore, ma invece di fare tutto questo sceneggiato come lui è abituato a fare, ma perché non si sceglieva la fascia e dice lei gliela deposita al conte? Oppure se ne chiama Palazzo Vermecchio e si incatena. E si incatena. Che è tutto sull'altro di fuori? Dove parlerebbe la stampa? Cioè, no, che si vede un megafono, io sono con voi. Ma come sei con voi? Allora va a tassare il suolo pubblico, ci fa parlare. Leva la spazzatura. Leva tutte queste qua invece di fare Sistema la sceneggiate, città. ogni cazzo tua fa già sceneggiate. Basta, te le devo andare. Perfetto, Scusa. condivido al 100%, ma lui non sembra vero di essere rimasto in maniera antidemocratica, nel senso, vero è che il Consiglio si è dimesso, ma con un poco di rossore, un po' di pudore, dimettiti Italia, giri a vuoto, non sei né in cielo e né in terra, ti libri in aria ma in un equilibrio precario. Buona fortuna. Comunque noi siamo con i ristoratori, con tutte queste attività, siamo con voi, chiamateci, ecco, se volete organizzare qualche manifestazione, ma no con 50 persone, tutti i ristoratori, che lo bingo, tutti insieme, e diciamo, diamo una forza che mi fa baciare, ma non è che siamo a questo un vocero d'ociorismo, dobbiamo far parlare tutto il mondo, perché così si mette una cera la gente. Grazie dottore, io lei può continuare a leggersi la cosa, io vado un attimo di là. Sì, noi siamo con i ristoratori, con tutti i lavoratori, eccetera. Noi siamo per una discesa in campo nel rispetto della legge, significa in maniera elegante sotto molti aspetti, pur nelle difficoltà economiche del momento. Però non si può abusare della pazienza della gente.